Concorso in truffa ai danni dello Stato e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e l'accusa mossa nei confronti di tre persone finite domiciliari, ritenuti membri di una cooperativa agricola con sede a Copertino e che avrebbe effettuato false assunzioni per intascare le indennità a sostegno al reddito, alla disoccupazione agricola, alla malattia, dalla maternità e rimborsi Covid per un danno all'Inps di circa un milione di euro. A scoprire il sospetto raggiro sono stati i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Lecce, supportato dai colleghi dell'arma locale. Oltre ai tre arresti ci sono cinque indagati. Si tratta di un dottore commercialista, di un consulente del lavoro, del titolare di un'associazione Onlus e di due proprietari che avevano dato la conduzione comodato gratuito dei propri terreni alla cooperativa agricola. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce e si sono avvalse di attività ispettive, sopralluoghi, perquisizioni e sequestri e verifiche fiscali. Sarebbero 22 presunti lavoratori agricoli extracomunitari privi di regolare permesso di soggiorno e che avrebbero ottenuto l'assunzione fittizia per un cumulo di 37432 giornate agricole utile anche la collaborazione del personale Ims ad emettere l'ordinanza è stata la Gip Alessandra Sermarini